sono proprio sicura che vi farò brillare gli occhi, perché io sono già emozionata nel vedere questo vero e proprio tesoro che abbiamo qui nel nostro salottino, e insieme a questi bellissimi gioielli che andremo ad ammirare uno per uno, abbiamo anche il piacere di avere con noi il loro creatore, l'artigiano, maestro orafo e incastonatore Mauro Sette. Signor Sette, benvenuto e grazie per essere con noi. Grazie a voi. La sua è una passione che ha origini lontane. Come ha iniziato a fare questa professione? Intanto io esco dalla scuola del selvatico a Padova già nel 1980 e poi ho avuto la fortuna di incontrare i più vecchi maestri orafi che avevamo a Padova. Passione che è nata con lo studio dello stile antico e a seguire con l'evoluzione dell'oreficeria. Oreficeria che ha avuto la fortuna di in questo periodo di essere supercaricata di nuovi prodotti, quindi abbiamo avuto un'esplosione di materiale primo, quindi dalle pietre preziose. In questo momento infatti io vi ho portato qua alcuni esempi di questo tipo di materiale. In questo caso qua abbiamo della corniola taglio Botticella e con dell'ametista centrale. Questo è un gioiello che si ispira un po' al Big Bang, cioè all'inizio del mondo. Molto elegante. Molto elegante. Fino ad arrivare a questo, che invece è un opale bianco abbinato a dell'agata bianca. Ma quali sono i suoi materiali preferiti, le sue gemme preferite? Gemme preferite, io direi un pochettino tutti quelli che sono materiali innovativi, quindi gemme innovative, particolari. Ad esempio anche qua, se voi vedete, abbiamo abbinato sempre un altro opale, completamente trasparente, giallo, è molto particolare. E il suo laboratorio dove si trova? Il mio laboratorio è a Cadoneghe. E quali sono i lavori che proponete? Noi proponiamo tutto, partiamo dal disegno fino alla realizzazione del prodotto finito. Spesso e volentieri io mi avvicino anche al ramo artistico, quindi con mostre, fiere, facciamo anche delle esposizioni. E a proposito di arte, vedo che si è preparato anche all'Expo 2015 con questa opera d'arte molto singolare, ce la vuole esporre? Sì, per l'Expo mi sono preparato qualcosa di particolare, l'ho presentato all'Expo, aspettiamo di vedere qualche risultato, dove abbiamo utilizzato della pasta e abbiamo costruito un oggetto che potrà essere fuso, e quindi in oro, in argento. Signor Sette, io so che il suo lavoro ha avuto anche dei riconoscimenti molto importanti e effettivamente le sue opere sono anche state in mani famose, sono in mani famose. Sì, nell'occasione ho avuto l'onore di poter montare sulla statua di Sant'Antonio di Padova l'aureola che è montata attualmente sulla statua del Santo. E in più ho avuto la fortuna di poter donare a Papa Francesco un meraviglioso calice costruito dagli artigiani. È un grande privilegio e un'occasione più unica che rara. Direi sì, la possibilità poi di incontrarlo è assolutamente emozionante. Grazie mille signor Sette e davvero complimenti per il suo lavoro.